8 marzo, festa della donna che per il secondo anno consecutivo cade in piena pandemia. Una giornata che ci serve però a ricordare quanto le donne debbano essere amate e rispettate ogni giorno. Sì, io l'ho comprata per la mia mamma perché, vabbè, la mia mamma è sempre la mia mamma, via. In un momento come questo anche un mazzolino di mimosa è più di ogni altro anno forse. Sì, 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 sinceramente sì. E un augurio a tutte le donne che ne abbiamo veramente tanto bisogno. Quest'anno nulla, nessuno mi porta la mimosa, sono io a venderla. Sì, sì, la festa delle donne sempre, poi più che altro c'è la mamma, la sorella, quelle non si possono tralasciare in questi giorni. La fidanzata sì, quella la pensiamo. E poi magari sono stato fortunato perché c'ho solo una collega, quindi ho portato, penso anche a lei nell'ufficio, via. Il San Valentino abbiamo venduto di più dell'anno scorso, perché comunque il fiore in casa è sempre bello da avere, la gente ci tiene a avere un po' di colore, un po' di profumo in casa e si pensa anche che vada bene questa festa della donna. Festa della donna, ma sono più gli uomini a coccolare le donne o le donne si coccolano da sole? Ma che domanda! Le donne si coccolano da sole. Poi c'è qualcuno raramente che coccola le donne, no scherzo, dai. Noi abbiamo diversi clienti che coccolano le donne, le figlie, tantissimi babbi che vengono, acquistano prodotti non solo per la moglie ma anche per le figlie. Quindi esiste ancora l'uomo galante, dai. Per questa pandemia, per la crisi di questa pandemia, ma in realtà sono stati più gli uomini a coccolare le donne rispetto agli altri anni. Sempre festeggiate le donne. Le donne vanno sempre festeggiate tutti i giorni dell'anno. Soprattutto con questa pandemia dove forse siamo un pochino più sacrificate. Rispetto agli altri anni è calata perché anche per un discorso climatico la mimosa ha fiorito prima e quindi andarla a prendere da altre parti costa di più e quindi è rincarata. Che il clima ci ha messo lo zampino? Diciamo di sì, è stato un po' bastardino. Io la vivo in casa con i miei due uomini. Il mio bambino che tra l'altro fra poco festeggerà il compleanno e il mio compagno, quindi circondata da uomini, spero che mi coccoleranno.